Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi parliamo di acqua in modo particolare. Lo facciamo con il vicepresidente di Publiacqua, Simone Barni. Buonasera e benvenuto. Buonasera. E buonasera a Mauro Pinzani, sindaco di Rufina. Buonasera. Buonasera. Allora, parleremo di diversi argomenti. In realtà ho detto l'acqua, come dire, perché è quello principale, ma poi parleremo di infrastrutture, perché insomma quando si parla di bilancino ovviamente non si parla soltanto di un bacino idrico, dalla funzione fondamentale, soprattutto in questi mesi estivi, dove ci stiamo, insomma, dove il caldo comincia a farsi sentire, ma poi parleremo anche di gestioni associate, parleremo di rifiuti per quanto riguarda Rufina e tanto altro. Però vorrei partire un po' dalla notizia importante che riguarda il Mugello con Simone Barni, perché riguarda appunto il suo polmone blu, diciamo così, se parliamo di acqua, cioè il lago di Bilancino, perché qui c'è stato un passo in avanti, insomma, da parte della regione, che ha ridefinito, diciamo, le competenze, no, che riguardano sia le sponde che il bacino, con delle importanti novità che poi ricadranno anche sul territorio. Ce ne vuole parlare brevemente? Sì, molto brevemente. È stato, come dire, finalmente definito l'accordo che disciplina le competenze, cosa aspetta Publiacqua, cosa aspetta ai comuni, in particolare al comune di Barberino di Mugello, e cosa aspetta, diciamo, si fare a tutti gli altri enti coinvolti nella gestione di questa importante infrastruttura, il che consente anche, una volta che abbiamo definito, appunto, come stavo dicendo, il fatto che Publiacqua si occuperà dello svaso e quindi, insomma, di tutti gli aspetti connessi al servizio idrico. Il comune di Barberino si occuperà a questo punto della manutenzione e ovviamente avrà anche, come giusto che sia, un riconoscimento per questo ruolo, per questo contributo importante. Poniamo le condizioni perché il lago di Bilancino, perché a me piace chiamarlo lago, non soltanto invaso, possa tornare ad essere quel volano anche di sviluppo, di turismo per questo territorio. Quindi non soltanto un polmone idrico fondamentale per dissetare tutta la piana della Toscana centrale e anche oltre, ma appunto anche un volano per rilanciare l'economia del Mugello, che non è mai una cattiva idea, insomma. E quindi in questo modo si chiude quel periodo di incertezza per cui non si sapeva bene chi doveva far cosa. Sì, anche chi sono avvicendate società, no? Che poi, insomma, alcune sono fallite, alcune hanno avuto dei problemi, no? Nel corso del tempo, per la gestione soprattutto delle sponde, e quindi anche in questo senso poi si doveva ridefinire un po' la governance, no? Diciamo così, dei vari aspetti. Pinzani, volevo chiederle un parere, come dire, da esterno, ma da vicino, no? Dal limitrofo, da comune limitrofo. Quanto è importante avere una risorsa, ad esempio, come il Bilancino per un territorio, per un sindaco, ma insomma per chi poi lo gestisce a livello di area vasta, no? Perché ormai, perché un lago come quello del Bilancino non può essere soltanto appannaggio di un comune, diciamo, è utile, può essere utile per tutto un territorio. Ma intanto Bilancino è entrato un po' nella nostra coscienza collettiva, diciamo così, è diventato un elemento culturale in riferimento all'utilizzo delle acque e della risorsa delle acque. Quando qualche anno fa c'è stata, insomma, la crisi idrica, sì, un pochino più consistente, ecco, al di là delle singole risorse, delle singole amministrazioni, la percezione che i nostri cittadini, tutti fino a Firenze, avevano, era della gravità della crisi in relazione alla quantità di acqua presente, sì, nell'invaso di Bilancino. C'è questo, un monitoraggio costante del livello dell'acqua, sì, di Bilancino. Questo vuol dire che quest'opera così importante, e mai merito abbastanza potrà essere dato a chi l'ha pensata, sì, all'epoca e l'ha fatta ormai diversi anni or sono, ma insomma è diventata davvero nella percezione di tutti come un'opera fondamentale. È diventato un esempio virtuoso di gestione della risorsa e della pianificazione dell'utilizzo della risorsa. Quindi io credo che l'autostrada delle acque, insomma, Bilancino serve un'area, sì, direi, molto più che vasta. Ecco. Sì, 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 e quindi io credo, insomma, che la percezione è quella positiva di una risorsa che viene utilizzata bene e che se questa risorsa, intesa come lago, quindi come accumulo, chiamiamolo in questa maniera, e combinata con la risistemazione, quindi l'efficientamento delle reti, possa davvero essere risolutiva
e sufficiente per tanti, tantissimi anni. Ecco. Tra l'altro, Barni, no, appunto, la domanda successiva è che cosa ci aspettiamo per quest'estate, anche proprio in relazione al bilancino in qualche modo, perché, come diceva Pinzani, quando ci fu quella crisi, insomma, tutti monitoravano effettivamente il livello del bilancino perché era considerato in qualche modo la risorsa primaria, no? Cioè, il salvagente, diciamo così, per tanti versi. Quest'anno che cosa si prevede? E poi, in qualche modo, visto che poi nel corso degli anni, anche dopo quella crisi, sono state fatte altri investimenti, oggi in qualche modo si è tamponato anche un rischio che riguarda magari non tanto la zona della Piana, appunto, ben servita al bilancino, ma magari altre zone della Toscana centrale. Ma diciamo che questa estate si preannuncia decisamente migliore dal punto di vista idrico rispetto all'estate dello scorso anno. Cioè, non dimentichiamoci che il 2017 è stato l'anno più secco dal 1800 ad oggi, insomma, quindi da quando si sono iniziate a registrare le serie statistiche, quindi lo ha certificato anche il CNR, è stato l'anno più siccitoso che la storia ricordi. Nonostante questo, nella Toscana centrale abbiamo passato l'estate 2017 senza particolari problemi. Vi ricorderete che già a partire dai mesi di aprile e maggio si registravano i primi problemi di siccità in Veneto, in Piemonte, in Sardegna, sono andati avanti. Noi abbiamo avuto delle difficoltà nel Chianti, dove ci sono delle carenze infrastrutturali che stiamo colmando di anno in anno, anche con investimenti molto pesanti, ma alla base di questo successo sta evidentemente la risorsa di Bilancino, che ha assicurato l'acqua a tutta la Toscana centrale. E l'anno scorso siamo arrivati alla fine dell'estate, siamo arrivati al minimo storico di Bilancino, cioè siamo arrivati ad una capacità di invaso che era all'incirca il 30%, quindi noi abbiamo concluso la stagione estiva veramente con grande apprensione. In questo momento invece Bilancino scoppia di salute, anzi scoppia di acqua, perché siamo quasi al 100% della capacità di invaso. Comunque sul sito di Publiacqua potete controllare costantemente, insomma, il monitoraggio non solo dell'invaso vaso di Bilancino, ma di tutte le fonti di approvvigionamento, quindi i cittadini dei comuni gestiti da Publiacqua possono andare sul sito e vedere le fonti di approvvigionamento, quindi non solo Bilancino ma tutte le altre risorse idriche che vengono utilizzate da Publiacqua, e vederne un po' lo stato dell'arte, oltre a vedere poi anche la qualità dell'acqua. In più, nel Mugello non va dimenticato il fatto che è entrato ormai in funzione da tempo la centrale idrica del Mugello, che ha restituito, che restituisce, sta restituendo quella quantità di acqua che con i lavori dell'alta velocità era andata persa, e che come opera di compensazione, insomma, Publiacqua recuperato una serie di sorgenti che erano andate perse appunto con i lavori dell'alta velocità, e le abbiamo restituite ai cittadini del Mugello, peraltro, insomma, con una qualità dell'acqua veramente ottima, perché questo territorio ha una qualità dell'acqua particolarmente elevata. E tra l'altro, insomma, è così, si è chiuso, no, il cerchio in quel sistema vero e proprio, e poi riguarda la rete idrica che appunto è del Mugello, ma poi parlando del Bilancino gestisce e serve soprattutto molte altre zone. Senta, Pinzani, sulla Rufina proprio nello specifico ci sono degli interventi da fare, che cosa, come siete messi a questo punto di vista? Ma intanto Publiacqua ha operato una serie di interventi, diciamo, consistenti per quanto riguarda la sostituzione delle reti esistenti. Noi avevamo, il problema principale non era la risorsa, Rufina non è neanche nel 2003, nel 2017 il territorio di Rufina in non quanto tale non ha mai avuto problemi di siccità, abbiamo, diciamo, fonti, cisterne, i depositi sufficienti, diciamo, anche nei periodi cosiddetti di crisi. Però avevamo per esempio un problema di pressione, quindi di valvole, per esempio nei periodi nel quale ad agosto, quando diminuisce la popolazione con frequenti rotture, mi ricordo un agosto in un mese ben 9 rotture consecutive per la pressione dell'acqua, quindi sono state effettuate una serie di operazioni, sono state messe delle valvole per controllare la pressione e evitare questi fenomeni, che sono di fatto, se non cancellati, diminuiti fortemente. E poi sono state fatte una serie di sostituzioni dall'azienda delle reti idriche esistenti, quelle più vecchie, soprattutto nell'abitato, che è, diciamo,
completato una serie di operazioni che erano già iniziate qualche anno fa e che proprio in questi giorni si stanno ultimando, con qualche disagio per i cittadini, qualche chiusura inevitabile. Il cantiere provoca disagio, ma insomma io devo dire che nel confronto tra il beneficio che ne ha l'abitato rispetto al disagio, ecco, devo dire, insomma, il saldo è ampiamente positivo. In questi anni, io l'ho sempre detto all'azienda, nelle varie circostanze in cui ci siamo sentiti, in cui ci dobbiamo sentire anche negli appuntamenti istituzionali, quelli di bilancio, quelli di programmazione e pianificazione, se c'è una cosa che davvero si deve riscontrare è l'efficienza nella risposta al cittadino. Un'efficienza, ci possono essere dei ritardi, dei problemi, ecco, ma noi enti locali, soprattutto quelli piccoli, non saremmo mai stati in grado di rispondere in maniera così puntuale come Publiacqua ha fatto. Perché su questo c'è il tema, no, Barni, che spesso, insomma, viene tirato in ballo, della bolletta troppo cara, però in relazione agli investimenti, l'abbiamo detto più volte, però insomma vale la pena ripeterlo, perché da una parte i disagi dei cittadini spesso si vedono quando ci sono i cantieri, però insomma, lo diceva Pinzani, il beneficio è spesso più ampio e molto più grande del disagio, dall'altra parte la bolletta, che però riguarda poi a suo tempo, a suo modo, gli investimenti, poi ricadono sul territorio. Il Publiacqua, se non sbaglio, insomma, è uno dei gestori che ne fa di più in questo senso sul territorio. Noi siamo, come gestori, siamo molto al di sopra della media nazionale per quanto riguarda gli investimenti. Cioè, in Italia si investe mediamente sulle reti idriche circa 30 euro ad abitante, Publiacqua è oltre il doppio, sfioriamo i 70 euro, che vuol dire che le tariffe di Publiacqua sono più alte, c'è poco da fare. Non per scelta di Publiacqua, perché le tariffe non le fa il gestore, ci mancherebbe altro, siamo in monopolio, se ci decidessimo da soli anche i prezzi saremmo rovinati, ma perché la legge dice che gli investimenti devono essere ripagati dalla tariffa, quindi dalle bollette, c'è poco da fare, da lì non si scappa, almeno che il legislatore, il Parlamento non cambi questa legge, attualmente è così. Qual è la situazione? Grazie a questi investimenti nel 2017 abbiamo fatto circa 77-78 milioni di euro di investimenti ed è il picco nella storia di Publiacqua. Speriamo di farne ancora di più. Comunque, grazie a questo ritmo di investimenti, Publiacqua riesce a sostituire circa l'1% all'anno della propria rete. Il che vuol dire che per sostituirla tutta ci vogliono 100 anni, che è un periodo di tempo incredibilmente lungo. A livello nazionale, andando in altre città come Roma, come Torino, si fa ancora peggio, perché si è calcolato che per sostituire la rete idrica italiana ci vogliono circa 250 anni. E se noi vogliamo fare le cose fatte bene, dobbiamo arrivare ad un tasso di sostituzione della rete idrica ogni 30-40 anni, perché questa è la durata media di una tubatura, il che vuol dire, per quanto riguarda Publiacqua, triplicare gli investimenti con conseguenti aumenti. Questo ad oggi è evidentemente difficile, se non impossibile da fare, perché questo prevederebbe un'impennata della tariffa che non è evidentemente sostenibile, però la situazione è un po' questa, cioè da una parte noi, come dire, d'inverno ci lamentiamo delle tariffe e d'estate ci lamentiamo perché mancano gli investimenti, andiamo un po', quando ci manca l'acqua ci ricordiamo che c'è da fare gli investimenti, quando non ci manca l'acqua perché d'inverno ce n'è di più, allora ci lamentiamo delle tariffe. Bisogna trovare una soluzione. Io ricordo sempre una cosa, che nonostante si parli dell'acqua, bene primario, fondamentale, acqua pubblica e tutto quanto, il servizio idrico è l'unico servizio pubblico in Italia che non prende un euro dalle tasse, è tutto pagato con le tariffe dei cittadini. La fiscalità generale finanzia o partecipa al finanziamento del gas con le gare per la sostituzione delle reti, della fibra ottica, come è giusto che sia, perché sono servizi fondamentali, mettiamo soldi pubblici nel trasporto pubblico locale in particolare, dove anche lì ci sono problemi di tariffa, mettiamo soldi dappertutto, ma nel servizio idrico, nella depurazione, non mettiamo neanche un euro della fiscalità generale, quindi per forza di cose le tariffe devono stare su. Vediamo se questo Parlamento ha voglia di cambiare questa legge. Al momento, da quando si è insediato il nuovo governo, il dibattito dell'acqua pubblica è sparito dall'agenda politica del Paese, cosa
che a me dispiace particolarmente. Volevo sentire anche Pinzani su questo, no? Perché da una parte effettivamente c'è, come dire, un movimento, delle posizioni vengono mantenute, rivendicate anche con forza da parte della cittadinanza, ma dall'altra poi ci sono delle necessità pratiche, oggettive, no? Che sono quelle appunto degli investimenti da fare sulla rete. Come si tengono in equilibrio, no? Le due istanze, diciamo così? No, questa è la nota dolente, la domanda da un milione di dollari, per la quale io ovviamente non ho una risposta se non affidandosi al buon senso e alla praticità, quindi operare nella maniera, diciamo, migliore possibile, più efficiente possibile, cercando di tenere più bassa possibile la tariffa. Non è facilissimo, io devo dire, secondo, diciamo, l'esperienza di questi anni, il beneficio di avere una rete, diciamo, sufficientemente razionale, di avere, per quanto riguarda perlomeno il mio territorio, di non avere particolari problemi nei periodi di crisi e di siccità, ecco, questo insomma ripaga ampiamente il costo dell'acqua. Devo dire che su questo tema la sussidiarietà non è mai abbastanza, nel senso che è chiaro che se ci sono sforzi e investimenti su territori che hanno invece crisi, più problemi di crisi, io credo che insomma, le comunità si debbano far carico anche di queste problematiche. Citava prima il Chianti soprattutto, ecco, insomma, io credo che se Publiacqua decide di investire in maniera più considerevole nel Chianti, bisogna farsi carico di una situazione generale, perché oggettivamente le comunità devono riuscire ad avere un sufficiente grado di distribuzione e di capacità di affrontare le eventuali crisi, perlomeno omogeneo sul territorio del servizio. Ecco. L'unica cosa vorrei che poi con il vicepresidente passasse l'idea che va tutto bene, questo non può essere, noi abbiamo alcuni progetti di estensione di rete che non sono stati realizzati, per cui ci stiamo attrezzando, alcuni progetti che dobbiamo portare avanti e non riusciamo a portarli avanti. C'è un progetto di depurazione dell'intera asta della Bassa Sieve che deve essere portato a compimento ormai da tantissimi anni e credo il prossimo anno, parlavamo prima, sarà completato con la depurazione di tutti gli abitati di Pontassieve, di Montebonello, di San Francesco, di Rufina, di Montebonello e San Francesco. Ecco, nonostante questo, ecco, la collaborazione fra l'azienda e l'amministrazione è l'elemento che tiene insieme tutto, e che tiene conto di tutto. Oggettivamente poi i cittadini che fanno richiesta, questo io, ogni richiesta è legittima, naturalmente, sta poi all'azienda e all'ente locale fare una sintesi di tutto questo e cercare di operare nel miglior modo possibile. Su questo, Barri, insomma, anche nel rapporto, no, che l'azienda ha con i soci, no, che sono quelli pubblici poi dei comuni, dei tanti comuni, quanti sono? 49? No? Sono 46. 46 comuni. Ci sono state un po' di fusioni, quindi sono scesi. Sono scesi leggermente. Come vanno? Come i rapporti? No? Come sono? Ma i rapporti, come dire, non sono mai abbastanza buoni, nel senso, si può sempre fare meglio. Io credo che nel tempo, insomma, si sia un po' migliorato il rapporto tra l'azienda e i comuni, che sono soci ma che sono anche poi coloro che raccolgono anche in prima battuta le istanze dei cittadini, degli utenti, e quindi per noi sono un elemento fondamentale per capire poi quelle sono anche le necessità sul territorio. Naturalmente, insomma, poi su questo tema si sta aprendo, l'avrete letto, insomma, sui giornali, un dibattito sul futuro della gestione del servizio idrico, perché Publiacqua il 31 dicembre 2021 vedrà scadere la sua concessione, quindi cesserà la gestione di Publiacqua, o perlomeno di Publiacqua così come la conosciamo, cioè in questa forma di una SPA pubblico-privata, e si è aperto questo dibattito appunto locale in ordine al futuro, no? Alla cosiddetta ripubblicizzazione dell'acqua. Questo, insomma, vediamo, poi saranno i sindaci e soprattutto la politica a decidere quello che sarà poi il destino.
Ne parleremo tra pochissimo di questo, perché ci torneremo su questo tema, ma su tanti altri. Ci fermiamo giusto 5 minuti, lasciamo spazio al telegiornale, poi torneremo, parleremo di acqua, parleremo di Ruffina, insomma uno dei comuni che ha avuto anche un riconoscimento prestigioso per quanto riguarda un'altra gestione, invece quella dei rifiuti, perché insomma sappiamo che lì i cittadini sono molto virtuosi per quanto riguarda la raccolta differenziata. Ne parleremo comunque di tutto questo tra poco. 5 minuti di informazione e poi torniamo in studio, restate con noi. Bentornati in studio. Allora stiamo parlando di acqua, ma insomma parleremo anche di tanti altri temi. Siamo con Simone Barni, vicepresidente di Publiacqua, e Mauro Pinzani, che è sindaco di Rufina. Allora, prima Barni citava, no, la scadenza del mandato, diciamo così, di Publiacqua, il 31/12/2021, che poi quindi vedrà la redistribuzione in qualche modo del servizio, che dovrebbe diventare poi su scala regionale, giusto? Dovrebbe essere questa la prospettiva. Tra l'altro Simone Barni è entrato a far parte della Federazione delle Imprese dei Servizi Pubblici di Acqua e Ambiente e Energia nel ruolo di consigliere dell'Assemblea di Utili Italia, insomma, che è un po', diciamo così, me l'hanno spiegato prima, perché anch'io non lo conoscevo, un po' il sindacato dei gestori, in modo particolare dei gestori di servizi primari, che riguardano quindi energia, acqua e poi mi aiuti Barni con i rifiuti, che era il terzo, che in qualche modo si fa da garante per le istanze delle varie società da portare poi nei confronti della politica. Senta, come vanno i rapporti e quali sono le richieste fondamentali, diciamo così, da questi tre grandi settori nei confronti di un nuovo governo, del nuovo Parlamento, a un mese più o meno dall'insediamento? Insomma, se ci sono già delle linee guida che in qualche modo vi fanno pensare quale possa essere il futuro, no? Ma la richiesta è quella della certezza delle regole. Il perché Publiacqua, come altre società, insomma, non è solo Publiacqua, riesce a fare investimenti? Perché riesce a fare una programmazione, e questa programmazione deriva dalla certezza delle entrate, che sono determinate dal sistema tariffario. Io non ho mai fatto il sindaco, non ho avuto la fortuna e l'onore di fare il sindaco, ma se i comuni avessero dei bilanci con delle entrate certe su base pluriennale, anziché vivere di anno in anno con l'apprensione della legge di bilancio che taglia i fondi dalla sera alla mattina, probabilmente, immagino, tutti i comuni riuscirebbero a fare ancora di più di quanto già non riescono a fare con mille difficoltà. Noi si parla tanto in questo paese, no, delle manutenzioni, ad esempio, che sono un grande tema, anche che potrebbero essere un grande tema anche per il rilancio di tutta una serie di settori importanti dell'economia. Il problema è che se tu non hai una stabilità di entrate, per cui un giorno ti arriva il governo che ti fa un decreto e ti azzera dei trasferimenti, ti taglia dei fondi, alle volte anche con effetto retroattivo, capite bene, diventa difficile
governare in questo modo. E da Roma, meno male, i comuni vengono usati un po' come i cassetti dei mobili in cui si leva, si prende ciò che serve e poi si scarica sui sindaci questa cosa. Ecco, la stessa istanza viene dalle società che gestiscono i servizi pubblici, cioè quella di avere certezza, stabilità delle regole. Questo fino ad oggi è stato, con questo sistema tariffario che è molto antipatico per gli utenti, io me ne rendo conto, però ha garantito una certezza, una stabilità di entrate, si è potuto fare tutta una serie di miglioramenti. Poi questo non è il sistema migliore del mondo, si può migliorare, io mi guardo bene dal dire che questo sia un sistema esente da vizi, però è quantomeno un sistema che 20 anni fa ormai, quando è entrato in funzione, doveva rispondere a delle esigenze, e se oggi, come dire, non si parla più, o comunque non si parla più soltanto della mancanza di acqua, ma si parla del problema delle tariffe, perché un problema si è risolto e adesso c'è una sensibilità verso un altro problema. Questa è un po' la richiesta delle società di servizi pubblici. Volevo chiedere una cosa a entrambi, parto da Pinzani ma poi anche Barni, perché questo è più un giudizio, diciamo così, politico, ma per Barni anche tecnico in un certo senso, perché proprio ieri, se non sbaglio, sono state dismesse le strutture di missione, no? Che governative, che erano state messe in campo, c'erano quello sul dissesto idrogeologico, poi su questo sentirò Barni, c'era anche quello sull'edilizia scolastica, no? Che comunque investimenti li ha portati sul territorio italiano, insomma tutti i cantieri vedevate nelle scuole più o meno erano diretti, diciamo, e finanziati tramite queste strutture di missioni. È una perdita secondo voi, Pinzani, poi Barni? Ma io conosco meglio quella sull'edilizia scolastica, perché ne siamo stati, diciamo, beneficiati e perché, insomma, abbiamo collaborato. Indubbiamente si tratta di strutture operative tese a migliorare, agevolare, coadiuvare, diciamo, finanziamenti che di fatto esistevano anche prima, non è che bisogna vedere se si mettono in campo altre strutture, se si dà più autonomia alle regioni e ai comuni, bisogna vedere soprattutto se vengono mantenute le finanziamenti. Cioè se il flusso dei finanziamenti su temi così importanti vengono mantenuti, bisogna dare capacità operativa agli enti attuatori, che siano essi regioni, sia essi comuni, bisogna dargli la capacità operativa. Spesso queste strutture, diciamo, intervengono laddove i comuni sono piccoli o non ci sono sufficienti esperienze, capacità o potenzialmente, numericamente, fisicamente, certo, capacità tecniche, e quindi, diciamo, poteva essere uno strumento. Però la questione fondamentale sono le risorse. Sì. La risorse, la certezza delle risorse e l'operatività, la velocità con cui vengono erogate. Nel campo dell'edilizia scolastica, questo in questi anni dobbiamo riconoscerlo, negli ultimi, questa legislatura che è appena finita, è stata, da questo punto di vista, per l'edilizia scolastica è stata efficiente. Anche perché a me la percezione avevo io è che, al di là di effettivamente dello stanziamento di finanziamenti, poi è fondamentale, no, Barni, le strutture di missione avevano forse quella capacità operativa veloce, rapida, in qualche modo di andare a agire su temi specifici, che in qualche modo forse funzionava. Qual è il suo parere? Ma io credo che, come dire, ora c'è questa idea di cancellare tutto ciò che è stato fatto prima, insomma, dai precedenti governi. Per l'amor del cielo, insomma, ognuno governa come meglio crede. Io credo che il vero nodo, insomma, sia quello che diceva il sindaco, cioè quello di assicurare i finanziamenti, quindi di dare risposte alle istanze dei cittadini, che poi questo avvenga con una struttura di missione piuttosto che con la pubblica amministrazione classicamente intesa, insomma, poco cambia, l'importante è dare le risposte ai cittadini. Quello che a me preoccupa è che a ciò che c'era non si è sostituito nulla, cioè non è che si è messo qualcos'altro di, non dico migliore, ma almeno analogo o parimenti efficiente, insomma, semplicemente non c'è niente, e questo è un po' preoccupante, perché se devo affidarmi alla efficacia, efficienza, alla velocità dei ministeri romani, insomma, comincio veramente ad avere qualche preoccupazione. Senta, visto che ha citato Roma, così mi viene automatico, visto che il socio privato di Publiacqua, cioè, insomma, ha avuto la sua presidenza, Lanzalone,
insomma, coinvolto in un'inchiesta piuttosto importante. C'è stato anche un avvicendamento pochi giorni fa, Michela Castelli è stata nominata presidente di Acea, insomma è un terremoto in qualche modo è arrivato fino a voi o in qualche modo poi si è risolto appunto con questo avvicendamento alla presidenza? No, non è arrivato fino a noi, perché Acea in realtà ha una parte delle quote di Publiacqua, una quota di minoranza, e comunque i rapporti tra i soci sono disciplinati da patti parasociali che disciplinano poi la vita della società, la vita, come dire, sociale appunto della società, quindi non c'è stato alcun tipo di ripercussione. Senta Pinzani, voi avete ottenuto, apriamo una parentesi riguardo ai rifiuti, ma insomma lo dovevamo dire perché abbiamo qui uno dei sindaci che ha vinto il premio Comune Riciloni 2018, un motivo di vanto lo è per un comune che insomma fa della raccolta differenziata, ma in generale della gestione dei rifiuti, un fiore all'occhiello, no? Che riconoscimento è per voi dato dal Legambiente, poi insomma non da primo sì, non è la prima volta, questo è il più anni siamo stati riconosciuti come Comune di Cicloni. Noi siamo ottavi a livello toscano e 185esimi a livello nazionale. Il lavoro, ovviamente, il ringraziamento è per i cittadini, il lavoro lo fanno loro, lo fa l'azienda, gli operatori, ma sono cittadini che si impegnano in questa, è stata una scommessa culturale per Rufina, ma per l'intero territorio, per tutti quanti, diciamo. Sì. La soddisfazione di io sono stato a Roma a ritirare il premio e lì, insomma, quell'assise, oltre ai complimenti ai comuni toscani, ce n'erano un paio lì presenti che hanno avuto riconoscimenti, soprattutto il primo dei nostri comuni a Serra Valle Pistoiese, che ha percentuali davvero interessanti. Ma ci siamo potuti confrontare e c'è un mondo che si sta muovendo molto velocemente. Ci sono territori che già da decine di anni fanno queste buone pratiche, ci sono comuni che sono arrivati più tardi. Il mio convincimento è che tutti arriveremo prima o poi in questa logica. Sono necessari investimenti? Sono necessari impianti? Senza impianti non si fa niente. Senza impianti non importa riciclare, perché non sappiamo dove mettere questo materiale. È importante una politica di incentivo all'acquisto del materiale riciclato. Noi adesso abbiamo una crisi, speriamo di scongiurarla, ma uno dei problemi principali è che non abbiamo impianti dove portare il materiale riciclato, e su questi impianti non esiste un mercato ancora strutturato per la collocazione di questo materiale, e questo è un problema che credo a livello regionale, ma a livello nazionale, insomma, dobbiamo risolvere, che riguarda anche poi lo smaltimento degli inerti e esatto. Rischiamo di vanificare un'operazione, insomma un lavoro che i cittadini fanno, le amministrazioni fanno, se non creiamo impianti, se non completiamo il sistema tutto nel suo insieme. Io poi lasciamo stare su quale tipo, perché non voglio innescare nessun tipo di polemica, lasciamo stare, la necessità è di impianti, impianti che soddisfano il sistema della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Senza impiantistica nessun sistema può andare avanti. Anche perché sulla gestione dei rifiuti, no, in qualche modo un po' con anche scadenze elettorali che riguardano i singoli comuni, e quindi poi un fronte si è venuto a costituire rispetto ad esempio del termovalorizzatore di Case Passerini, poi la regione in qualche modo prevede un atto unico regionale, quindi però poi c'è un avvallamento per la possibilità di ampliare Firenzuola, ovviamente la discarica di Firenzuola, ovviamente le relative polemiche giustamente dalla parte delle persone che abitano quelle zone. La domanda che volevo fare a Barni in questo senso, riprendendo il tema dell'acqua, è lato unico per quanto riguarda i rifiuti, la gestione unica per quanto riguarda la regione dovrebbe tenere insieme Publiacqua, che comunque abbiamo detto insomma è un'azienda sana, virtuosa, che comunque sta bene, con situazioni che però anche in Toscana vanno un pochino peggio. Come si tiene insieme tutto, no? E se il bilancio poi alla fine come farà il bilancio può essere positivo in un unico gestore? Perché non sempre avere le spalle più larghe o accorpare significa poi efficientare, no?
Sì, no, si fa secondo me gestendo bene. Cioè, Publiacqua nei primi anni di vita ha attraversato un periodo molto difficile, perché quando tu metti insieme delle società diverse, abituate con modalità operative diverse, con contratti anche diversi, insomma, è evidentemente molto difficile. Quindi la nascita dell'ambito unico toscano dell'idrico poi avverrà per step nei vari anni fino a che non scadranno anche le concessioni degli altri gestori, quindi andremo oltre il 2030, nel senso, quindi, via via che scadranno, esatto, via via parte, che no? Scadranno si allargherà l'ambito di gestione della che parte dalla Toscana centrale, che poi si estenderà a tutta la regione, se restano queste le regole. Però si fa, insomma, lavorando in maniera seria e responsabile. Secondo me, ma io ne faccio parte, quindi il mio è un giudizio di parte, Publiacqua è una società ben gestita, e lo dimostra il fatto, vado a toccare un altro tema spinoso, no? Che è quello degli utili, appunto, lo dimostra il fatto che Publiacqua fa utili, e non li fa perché ha le tariffe più alte degli altri, perché in Toscana non abbiamo neppure le tariffe più alte in assoluto. Il punto è che tutti abbiamo lo stesso metodo tariffario, quindi tutti facciamo i conti con gli stessi numeri, però c'è chi riesce a fare utili e c'è chi non riesce a farli. Il problema sta qui, il problema non è di chi crea ricchezza che poi viene ridistribuita anche ai comuni quando si dividono gli utili. Il problema non sta in chi crea un valore nel pubblico, ma in chi non riesce a crearlo. Poi si può decidere di ridurre, di creare meno, tutto quanto, ma il punto è che è possibile creare ricchezza anche nel pubblico. Io credo che questo sia un bene, sia un aspetto positivo, e credo che tutte le società pubbliche, o comunque tutte le società partecipate, debbano andare in questa direzione. Senta, rimango un attimo con Biden, siamo quasi in chiusura, ma in un minuto volevo capire, insomma, quali saranno i prossimi investimenti importanti. Prima, anche durante la pausa, parlavamo della depurazione, no? Che è un po' l'hashtag, si potrebbe dire un po' la parola chiave, insomma, dei prossimi interventi. Però mi fa un accenno anche a una polemica che piace tantissimo, soprattutto sui social network, che è quella dello spreco dell'acqua, no? Molti dicono sì, però alla fine cercate di ridurre gli sprechi, perché ci sono grandi quantità sprecate. Si può sfatare il mito e non si può arrivare a spreco zero, e non esiste come visione, lo spreco zero non esiste. E la letteratura scientifica sul tema, quindi non il sottoscritto, ma ingegneri, studiosi o quant'altro, hanno dimostrato che se noi facessimo oggi una città nuova di pacca, come si dice, con un acquedotto nuovo, avremmo una percentuale di perdite tra il 15 e il 20%. Quindi un acquedotto inaugurato perde almeno il 15%. Questo perché è fisiologico, per i materiali, per la scienza, per la tecnologia che abbiamo oggi. Magari tra 50 anni ci sono nuove tecnologie e si migliora. Ad oggi Publiacqua ha una percentuale di perdite che sta intorno al 33-34% per quanto riguarda Firenze, le aree di Firenze e Pistoia, un po' più alta su Prato, siamo poco sotto il 40%. Il nostro obiettivo è quello di scendere, di portare tutto al di sotto del 30% entro la fine della gestione, il che vuol dire avere più che dimezzato le perdite rispetto agli anni passati, perché quando Publiacqua ha iniziato la sua gestione erano acquedotti che perdevano il 60-65% della propria risorsa. Era effettivamente poco sostenibile. Sulla depurazione, visto che parlavamo della piana, proprio velocissimo. Sulla depurazione è questo. Poi riguarda anche il nuovo fronte, perché ha risolto, comunque, insomma, arrivati vicino all'obiettivo di assicurare la risorsa idrica a tutti, c'è il tema della depurazione. Lo diceva prima il sindaco per quanto riguarda una parte della Sieve, quindi dalla Rufina a Ponte a Sieve. Abbiamo importantissimi investimenti per quanto riguarda l'area fiorentina, penso alla dismissione del depuratore di Candeli per andare tutto su San Colombano, e che porterà a depurazione del 100% del Montalbano, Campi Bisenzio e Signa, quindi un territorio molto popolato. Oggi abbiamo presentato i lavori per quanto riguarda la fognatura e la depurazione in Val di Bisenzio. Ci sono altri importanti lavori in corso, c'è l'ampliamento del depuratore di Bottegone a Pistoia. Quindi ad oggi noi siamo uno dei pochissimi ambiti territoriali in Italia che non è in infrazione comunitaria
finanziaria per quanto riguarda la depurazione. Quindi i cittadini della Toscana centrale non pagheranno neanche un euro di multe dell'Unione Europea, come invece stanno pagando altri territori da nord a sud dell'Italia. Insomma, anche questo non era scontato. Grazie mille a Simone Varni per essere stato con noi, grazie a Mauro Pinzani per aver partecipato. Grazie a tutti per averci seguito da casa. Telegram termina qui, ci vediamo domani. Buona serata a tutti.